Benvenuti nel mondo della sicurezza della Baloise. Argomento del giorno: protezione da effrazioni. Quando le notti si allungano, i ladri sfruttano il buio per guadagnarsi da vivere. Dipende da voi quanto sarà grosso il loro bottino. Ecco qualche semplice consiglio. Consegnate le chiavi del vostro appartamento solo a persone di fiducia. I nascondigli ritenuti a priori luoghi sicuri potrebbero anche non esserlo. Non lasciate mai le finestre semiaperte e chiudete sempre la porta dell'appartamento. Adottate misure di sicurezza supplementari. In caso di effrazione, il tempo gioca un ruolo fondamentale. Se un ladro non riesce ad entrare nell'edificio nel giro di 2 minuti, nella maggior parte dei casi desiste dalle proprie intenzioni. Lo sapevate che i ladri preferiscono entrare in azione tra le 16 e le 22? Il 30% riesce ad entrare in una casa o in un appartamento senza utilizzare attrezzi. Non date mai l'impressione che l'edificio sia vuoto. I mezzi efficaci sono i timer e i rivelatori di movimento. Rumori e luci in genere li spaventano. Quando siete in ferie, incaricate qualcuno di svuotare regolarmente la vostra cassetta della posta ed evitate di rivelare la vostra assenza inserendo la segreteria telefonica. E le foto meravigliose delle vacanze devono essere condivise con gli amici solo al rientro, poiché nel frattempo il ladro potrebbe informarsi anche tramite i social network come Facebook o Twitter sul luogo in cui vi trovate in una determinata data. Pertanto è utile avere un buon rapporto con i vicini di casa. Questi, così come voi, terranno sempre gli occhi aperti e potranno dare subito l'allarme qualora notino qualcosa di inusuale o di sospetto. Grazie per la vostra cortese attenzione. Altri consigli utili per la vostra sicurezza sono disponibili nel nostro sito.